Claudia, ti prego, devi dirgli qualcosa. Non è possibile queste decorazioni rosa con le frise bianche. Ma è uguale. Ma che cosa è uguale? Lo vedi? O tutto rosa o tutto bianco. E poi non hai neanche scelto le bomboniere. Ma con queste bomboniere che ossessione! Scegli quelle meno orrende, tanto sono tutte orrende. No, le devi scegliere tu. Te l'ho detto, mamma. Io devo lavorare. Ancora con questo lavoro? I miei colleghi sono in procura ad aspettare una risposta da Sossi mentre io sono qui a parlare di bomboniere. Beh, siamo qui a parlare di bomboniere perché ai matrimoni si parla di bomboniere. Non devo certo sposarmi io. Lo so. E sai anche quanto questo matrimonio sia importante per la nostra famiglia. Mamma, non gliene frega niente a nessuno. Ah, questo lo credi tu. Non lo sai, siamo in crisi. Anche qui non viene più nessuno. E lo sai, mia cara, il tuo matrimonio domani sarà su tutti i giornali. Mamma, ma stai scherzando? No. Purtroppo no. Cioè, mi stai dicendo che io mi dovrei sposare per salvare la baracca? Non ti sto dicendo questo. Ti sto dicendo che tu ti sposerai e sarai felice. Mamma, io non sono felice. Per niente. Quando sarai a Torino da tuo suocero, starai bene, sarai tranquilla. Ancora con questa storia. Io non me ne voglio andare da Genova. Io non voglio perdere tutto quello che ho costruito fino ad oggi. Ma è stato sempre così. Noi donne abbiamo sempre perso tutto quello che abbiamo costruito. Perché vuoi essere diversa dalle altre? Ma ti rendi conto di quanto sia profondamente ingiusto? Certo, è ingiusto. Ma le cose non si cambiano dall'oggi al domani. E tu cerca di ragionare, invece di pensare a cose che non stanno né in cielo né in terra. Capisci? No. Ah no? E lo vedrai. Cosa? Cosa, Claudia?